Benvenuti alla newsletter di oggi del canale televisione. La frizzante conduttrice Bianca Guaccero ha finalmente rotto il silenzio. Emergono ombre dolorose dal suo passato. L'attrice e conduttrice Bianca Guaccero è recentemente approdata al Lido di Venezia per presenziare al prestigioso Festival del Cinema, cui hanno preso parte anche schiere di stelle hollywoodiane ed eminenti personalità di calibro internazionale. Bianca Guaccero ha presentato assieme al regista Adelmo Togliani il cortometraggio del 2023, Bob Weave, una storia di riscatto ambientata in una Roma contemporanea, veloce, digitale e spietata. Una tematica assai nota alla conduttrice, che recentemente è stata vittima di bullismo da parte degli haters. Bianca Guaccero ha raccontato la propria esperienza di vita al portale Superguida TV, presente in loco per documentare i momenti salienti della kermesse veneziana. «Sono emozionatissima di essere qui a Venezia», ha esordito l'attrice, «è stata un'emozione incredibile ieri, calcare per la prima volta il red carpet. Ci ho messo 42 anni, ma avevo voglia di essere qui con un progetto, e non poteva essere, per me, un progetto più sentito di questo». Bianca Guaccero senza filtri. Mi hanno detto: fai schifo, ricoverati. L'attrice ha poi riferito: abbiamo presentato Bob Weave al festival perché è un progetto di natura sociale, che si inserisce in un contesto abbastanza caldo in questo momento, cercando, attraverso lo sport, di essere un antidoto alla violenza. Per convogliare le energie in qualcosa di costruttivo, e non distruttivo. E noi, nel nostro piccolo, abbiamo cercato di urlare, e speriamo arrivi a più cuori possibili. Interrogata in merito alla sua personale esperienza con il bullismo, Bianca Guaccero ha rivelato: mi è capitato dopo il parto. Ero dimagrita moltissimo, perché ci sono donne che, durante l'allattamento, dimagriscono moltissimo, e io sono stata uno di quei casi. E mi hanno detto sui social, senza tanti giri di parole: fai schifo, ricoverati, vai in un centro per disturbi alimentari. Senza pietà, e io semplicemente ho risposto a queste persone che, fortunatamente, non soffro di questa grave malattia, di cui ho molto rispetto, ma se avessi questo tipo di problematica, pensate che questo tipo di linguaggio e violenza verbale mi avrebbe aiutata? No, penso mi avrebbe affossata ancora di più. Bisogna entrare nella realtà di queste persone, che secondo me vanno accolte, abbracciate e capite, comprese fino in fondo affinché questa violenza possa finire presto. L'attrice ha recentemente condiviso un post sui social, in cui rivelava di aver fatto finalmente pace con se stessa, e rivendicava inoltre l'importanza degli sbagli nella vita di ognuno. A tal riguardo, ha ribadito: non esiste un essere umano che non faccia errori. Noi tutti abbiamo bisogno degli errori, perché attraverso quegli errori impariamo a vivere. Abbiamo bisogno di sbagliare, per renderci conto di quello che non va, e che si può cambiare e migliorare. Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.